Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di una frase che ho letto in uno dei libri di Salvatore Brizzi che spiega che la generazione umana si suddivide oggi in questo momento storico in tre macro categorie che sono le anime bambine, le anime adolescenti e le anime adulte. Mi aveva colpito molto questa sua disamina e ho pensato anche di proporvela per quanto riguarda il vostro mestiere, il vostro lavoro. Cosa succede? Che se io vado a fare un paragone con i consulenti finanziari, le anime bambine sono quelle anime che ancora stanno attaccate alla mamma, no? Quindi sono, diciamo, passatemi il termine, più impiegati come modo di fare, no? Quindi si aspettano che la società mandante gli dica cosa deve fare, quali prodotti deve vendere, come si deve muovere, con chi deve parlare, come deve fare a trovare i referral, come deve fare a fare la telefonate, come deve fare ad organizzarsi. Le chiamiamo le anime bambine, ok? Poi ci sono le anime adolescenti. Le anime adolescenti invece sono, come tutti gli adolescenti, in fase di ribellione e di distacco dalla mamma, no? Quindi cominciano ad avere un logo proprio, scusate che mi arriva un messaggio, un attimo che non stoppo, quindi sono quelle anime che cominciano ad avere voglia di emanciparsi, di provare strade nuove, quindi si fanno un loro logo, vanno dal fotografo, si fanno fare una foto in cui sono in tutto il loro splendore, hanno una pagina su Facebook, quindi voi che siete qua siete le anime adolescenti, no? O anche adulte, e cominciano ad emanciparsi rispetto alla mamma e hanno idee proprie, cominciano ad assumere la responsabilità di quella che è la loro azienda, no? Si sentono imprenditori, cominciano a organizzarsi per portare avanti la loro impresa. Poi ci sono le anime adulte. Le anime adulte sono poche nella consulenza finanziaria, in generale sono poche, comunque nella consulenza finanziaria sono pochine. Sono quelli che hanno già fatto il salto, no? Quindi si sono già emancipati, hanno un loro ufficio, sono collegati alla società mandante, perché comunque la struttura è importante, no? Però hanno una loro sede, hanno delle segretarie, hanno dei team che lavorano con loro, assumono addirittura dei bancari per poter lavorare dietro le quinte, perché c'è bisogno di fare molto, no? Dietro alla consulenza finanziaria, non c'è solo ti ho venduto il prodotto, grazie, arrivederci, poi c'è la manutenzione, poi c'è da capire se switchare o non switchare. E quindi c'è tanto lavoro e c'è un'impresa da costruire. Ecco, queste sono le anime adulte. Quindi la domanda che vi faccio oggi è: tu in quale di queste tre categorie sei oggi? L'anima bambina, l'anima adolescente o l'anima adulta? In ogni caso, da qualsiasi punto di partenza tu sia oggi, l'idea è che di arrivare tutti all'anima adulta, perché poi è lì che ci si diverte, non so come dire, no? Cioè si fa impresa, tanto la fatica è la stessa, non cambia più di tanto. Si tratta, chiaramente con un buon coach, di arrivare lì, esattamente dove qualcuno di voi magari ha ambizione di arrivare. Qualcuno no, perché non è mica detto, la strada non è uguale per tutti. Cioè, Marchione è un dipendente, allora che problema c'è? Non tutti sono nati per essere imprenditori, è un signor dipendente, quindi puoi anche essere dipendente a livello mentale, ok? Quindi per oggi vi saluto, ci vediamo domani. Riflettete su questo, se avete bisogno io sono sempre qua. Ciao a tutti, buona giornata, buon lavoro.